E per Rete Zero dalla festa dei Serpari, da Cocullo con passione, un altro incontro eccellente, lui si chiama? Enzo. E da dove vieni, Enzo? Da Cassino, e abbiamo scoperto che anche Enzo fa comunicazione. Sì, abbiamo una TV privata, si chiama TeleCN. TeleCN, ve la raccomando, di che cosa vi occupate? Siamo un gruppo che ci divertiamo e piuttosto filmati comici. Per esempio, facci capire, a parte che verremo tutti a vedervi ovviamente, ma di che cosa si tratta? Dacci un esempio. Andiamo alla ricerca di personaggi molto curiosi, facciamo delle interviste e dovete solo guardarla questa TV per divertirvi. Vedere per credere, vedere per ridere, ma oggi siamo nell'incanto di una tradizione davvero radicata nella dimensione popolare di questo paesino, Cocullo, la festa dei Serpari, un ricongiungersi con la natura e un affrontare le proprie paure. Ridendo? Sì, soprattutto ridendo, perché la cosa più bella è si vive benissimo ridendo, sempre col sorriso, bisogna affrontare la vita sempre allegri, essere sempre positivi. Guardatevi TeleCN, ricordatevi, è su Facebook, TeleCN. Naturalmente con uno scambio culturale con Rete Zero ed oggi con un soffio di spiritualità nel segno di San Domenico, che è quello che ha creato questa magia e questo incanto in questo piccolo paese che diventa una metropoli nel giorno della festa dei Serpari. Sì, è una bellissima festa, io vengo qui da bambino, avevo 5 anni e vengo quasi tutti gli anni, è l'unica festa al mondo, è bellissima. E allora senti, chiudiamo con un venite a Cassino, perché? Venite a Cassino a visitare TeleCN e vi divertite. E venite a Cocullo, non potete mancare, perché? Perché è l'unica festa al mondo dei serpenti. L'unica, ragazzi, l'unica nel mondo, non potete mancare!